Oggi si parla anche di Range Pacco, il nostro reparto tutto botti e poligono. E voglio parlarvi di uno degli strumenti che ormai uso da tanto tempo, facendovi vedere proprio il mio. Saranno 4-5 anni che ce l'ho ormai questo. E beh, è uno dei miei tappetini per la manutenzione delle armi da fuoco. Di sicuro, se avete seguito le live del martedì sera, beh, avete notato che ho un tappetino enorme come questo sul mio banchetto da armiere ed è sicuramente uno dei miei migliori acquisti del 2024. Il piccolino, che prima era il mio unico tappetino, beh, l'ho utilizzato questo fine settimana in poligono per aiutare l'amico Giuseppe nella sostituzione di una molla sulla sua Canic. Per eseguire quell'operazione abbiamo dovuto martellare, spostare, eccetera, lo vedrete poi in un video, ma è stato particolarmente utile avere una superficie dedicata. Attenzione, ho detto dedicata e non delicata, perché questa non lo è. È un tappetino tostissimo. E a che ci serve un tappetino nella manutenzione delle armi da fuoco? Beh, innanzitutto è una superficie antiurto e quindi protegge la finitura dei nostri giocattoli, ma allo stesso tempo è antiscivolo, è in grado di resistere ai prodotti per la pulizia. Anzi, se stai cercando prodotti per la pulizia e la lubrificazione, dai un'occhiata al reparto su backpacco.it, troverai diverse ottime idee. A produrre questo tappetino è Real Avid, un marchio statunitense che arriva sul mercato con delle soluzioni semplicemente eccezionali. Questo è semplicemente uno dei migliori tappetini al mondo. Tra l'altro, arriva sia in versione semplice, con le norme di sicurezza qui, è un divisore, lo vedete, grafico. Questo è un divisore grafico, ci permette di separare anche graficamente soltanto quello che è il carrello, magari lo sistemo da questa parte, per lavorare al fusto, per fare tutte le mie cosine, e nella parte del vassoietto esterno lascio cadere quello che mi serve, la molla, la canna. Ho anche una zona magnetica fondamentale per le spinette. Quindi, se state cercando il miglior sistema per lavorare alle vostre armi, vi serve uno Smart Mat di Real Avid. Altro aspetto importante di questi tappetini è la capacità di aggrapparsi bene alla superficie, al tavolo. Quindi, quando mi troverò a fare forza, quando mi troverò a spingere e a urlare per togliere via l'ennesima spinetta incastrata, beh ragazzi, ho un amico che mi fa compagnia. Ora veniamo alle dimensioni, perché cambiano, e vi do anche qualche consiglio. Non scegliete il tappetino in base all'arma che dovete smontare, perché magari oggi prendete il tappetino per la pistola perché avete solo una pistola, però domani vi servirà quello per la carabina o per il fucile. Sceglietelo in base al tavolo che utilizzate di solito. Se avete un bel tavolo, occupatelo tutto con il tappetino, anche se dovete lavorare solo alla pistola. Così un domani prenderete la carabina, prenderete il fucile e avete già una postazione. Vi consiglio anche di portarlo spesso al poligono, questo è quello grande, io non ce lo porto più tanto spesso. Ecco, per esempio vi faccio vedere come ha lo schema di smontaggio dell'M4 e poi tutto il suo tappetino. Vabbè, è bello grande, è enorme. Se il vostro poligono ha un bel banchetto, però è buono portarselo, perché vi permette di fare manutenzioni anche straordinarie. Vabbè, questo arriva, è il mio, è zozzo, che volete, lo uso tutte le settimane e non lo pulisco abbastanza. Questo è particolare, ha degli spazi per bloccare gli strumenti e anche delle zone dove sistemare parti specifiche dell'arma. In più questa cassettina, che tra l'altro può venire con voi autonomamente in poligono, è una cassettina che ci consente di conservare piccoli componenti, e trovo in dotazione anche un magnete che mi consente di recuperarli uno ad uno. Date comunque un'occhiata a tutti i modelli su backpacco.it, perché cambiano le dimensioni e la configurazione del vassoietto.
sotto. Se ti piacciono le armi da fuoco, devi assolutamente recuperare tutti i video del martedì sera. È un giorno dedicato a questa passione su Backpacko e beh, escono sempre nuovi video sulla manutenzione, sulla pulizia, sugli approfondimenti, e ho tenuto anche diverse live con l'amico Fabio di Outbreak Channel. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace qui sotto. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social. Alla prossima!